Ehi, un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica qua in Moldavia. Oggi ti parlo di Superior, la linea dentale artificiale più avanzata al mondo che sia mai stata realizzata. Per fare questa linea dentale sono stati necessari ben 8 anni di sviluppo e ricerca, 3 giri intorno al mondo, e oggi qua in Moldavia ci sono 127 operatori che sono stati messi in contatto con ben 3 Ti dico tre equipe a livello internazionale. Solo a dirlo mi sono venuti i brividi. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. A me viene la pelle d'oca anche quando sento pazienti che dicono: vado all'estero a fare turismo dentale. Ok, non si va all'estero a fare turismo, si va all'estero a risolvere delle volte delle situazioni molto complesse. Il turismo direi che è veramente marginale. Quando una persona ha perduto completamente i denti, ha perduto le radici naturali, ha perduto completamente quella che è la bocca, quello che noi andiamo a montare poi sopra al paziente sono degli impianti dentali che vanno a simulare quella che è la radice del dente perduta, e poi andiamo con delle componenti meccaniche a simulare quelli che sono i tessuti di sostegno della bocca. Vengono poi inserite delle corone in zirconio o altri materiali sopra a delle strutture che sono senz'altro, vedi, artificiali, non hanno niente di naturale. All'estero ci sono ristoranti che sono specializzati in crostacei, per farti un esempio, e ci sono cliniche fast food che fanno un po' di tutto: fanno la carne, il pesce, la pasta, gli spaghetti, la zuppetta, ti fanno il porridge, ti fanno l'uovo oppure ti fanno il cappuccino a mezzanotte. Di sicuro non sono specializzate. Quando si va all'estero a risolvere situazioni così complesse, dove dobbiamo andare a ristabilire completamente la dentatura del paziente con materiali artificiali, stiamo parlando di bocca bionica. Bocca bionica dove bisogna avere team, conoscenza, macchinari, e proprio qua vedi dietro di me quello che è il frutto di investimento di questi 8 anni in sviluppo e ricerca. Oltre 11 milioni di euro investiti in non solamente tecnologia, non solamente personale, ma soprattutto corsi, corsistica, networking con i migliori designer al mondo. I pazienti non sanno nulla di come si riabilita una bocca. I pazienti pensano che una dentatura, una clinica vale l'altra, qualsiasi clinica può realizzare una arcata dentale, ma è come dire pizza e pizza, c'è pizza e pizza, c'è la pizza che scongeli dal congelatore, la metti in forno, sono alte così, quella non è pizza, ok? Quella è una focaccia. Se tu vuoi mangiare la pizza come quella che fanno a Napoli da Michele, ti suggerisco di andare a mangiare lì la vera pizza, allora devi andare lì, devi andare in quei posti dove fanno la pizza. Qua in Moldavia siamo un centro, come ti ho detto, iper specializzato. Qua è stata sviluppata la linea Superior. Ci sono alcune nazioni dove ti vendono la plastica come questa. Questi sono denti in plastica che poi si rompono, si spaccano. Tu vedi solamente i denti in bocca e dici: ho risparmiato. In realtà non hai risparmiato, ti hanno venduto una ciabatta di plastica in resina che cristallizza, prende colori, guarda qua come sono macchiati i denti all'interno, perché è un materiale poroso. Vai all'estero, magari in Albania, e pensi di aver risparmiato, ma ti mettono in bocca dei denti che sopra la flangia dove poi si poggia la gengiva è concava. Qua si raccoglie un sacco di cibo e non ti posso raccontare quello che è l'alito che hai dopo qualche mese. La gengiva deve essere convessa, deve essere autodetergibile, la arcata deve essere poi avvitata, ci devono essere dei fori di passaggio che permette, come un'automobile, di poter svitare la ruota in caso di problemi. Deve esserci una struttura all'interno che regge lo zirconio, se si usa zirconio. Fai attenzione alle cliniche che fanno arcate complete tutte in zirconio. Superior è un concept di linea dentale che viene montata con degli snodi sopra gli impianti dentali, e sotto la scocca c'è telemedicina, ci sono conoscenze dei materiali e soprattutto articolazione e personalizzazione della protesi. Ti faccio vedere qua adesso, per esempio, come viene realizzata la linea Superior. Come ti dicevo, abbiamo dei team all'estero. Noi dialoghiamo con questi team all'estero attraverso delle piattaforme di telemedicina
che abbiamo contribuito noi stessi allo sviluppo e al test. Questo è un design che noi abbiamo ricevuto dall'altra parte dell'oceano. Questo design noi lo possiamo andare a stampare e riprodurre in un'ora e mezza. Qua vedi per esempio un sacco di design che sono stati stampati, sono delle prove di denti che sono pronte a essere montate sul paziente. Qua vedi per esempio quello che è il robot che stampa i design. Escono fuori le parti di struttura che dovranno reggere poi lo zirconio. Queste parti qua, le vedi per esempio qua a monitor, sono le parti più importanti perché sono quelle che dovranno reggere la struttura dei denti. Prima di andare a realizzare in titanio quella che è la struttura definitiva che dovrà reggere lo zirconio, noi possiamo andare a realizzarle in resina. Così se c'è un problema lo possiamo correggere. Separatamente possiamo andare a produrre quelli che sono i denti, ok? Sopra questa struttura ci dovranno essere montati i denti. Questi sono i denti in plastica che andiamo a utilizzare come se fossero delle parrucche prima di andare a produrre la arcata definitiva. Una volta che il design ci è stato inviato, noi lo possiamo stampare o in resina o possiamo fare delle modifiche e procedere poi con materiali definitivi. Qua cosa vedi? Vedi per esempio quella che è la progettazione della dentatura. Ok, ci arrivano, abbiamo la disposizione nell'osso degli impianti dentali e sopra il progetto di design che è stato realizzato. Possiamo andare a verificare con lo scanner facciale anche quelle che sono gli orientamenti nei piani delle due arcate. Questa è telemedicina, trova tu sotto casa chi ti fa questo. Una volta che il progetto è definito, un click e io posso portare con me nel mio pennino USB i denti del paziente. Questo è un grosso vantaggio, significa che in caso di problemi noi abbiamo stoccati in cloud oppure su pennino USB quella che è la struttura definitiva dei denti da stampare. A quel punto abbiamo dei robot di zirconio, IMAX, Pecton, oppure come puoi vedere qua dietro dei robot che si occupano di stampare il titanio. Questi vanno poi a produrre quello che è il 3D che abbiamo approvato sulla bocca del paziente in fisico. A questo punto noi avremo per sempre in cloud uno storage di quella che è la dentatura che è stata prodotta. Se si stampa in questa maniera il lavoro, noi avremo la possibilità di andare a ristampare i singoli pezzi oppure inviare al di là dell'oceano, in Sardegna, a Londra, a Parigi, quelle che sono le strutture da ristampare. In caso di problemi noi possiamo andare a intervenire inviando dall'altra parte dell'Europa quelli che sono i file da ristampare ai centri assistenza. Questo è un altro dei grossi vantaggi della linea Superior. È una linea completamente digitale. Andare all'estero a fare i denti è una cavolata, è come dire c'è il medico all'estero, ci sono diversi tipi di medici, c'è il cardiologo, c'è l'oncologo, esiste per esempio il dottore che si occupa di raffreddori e piccole cose, ma poi c'è il chirurgo ultra specializzato in trapianti di fegato. Per fare un esempio, noi siamo uno di quei centri ed è per questo che io ti dico fai molta attenzione, perché ci sono cliniche all'estero che rischiano di metterti il metallo ceramica in bocca delle dentature che vengono create con dei semplici occlusori. Gli occlusori sono delle forchette sui quali si montano i denti che non simulano i movimenti della bocca. Ok, un'arcata completa su 8-6 impianti dentali non puoi farla con queste forchette. Vai ora sui siti delle cliniche che stai guardando, su Facebook, se vedi questi occlusori fai molta attenzione, perché la bocca è un qualcosa di molto sofisticato. I movimenti della bocca vanno replicati in maniera fedele con degli strumenti che replicano in maniera fedele quelli che sono i movimenti della bocca. Qua sotto vedi un'arcata bionica che è stata realizzata per esempio su un articolatore a valori individuali. Questo articolatore permette non solo come l'occlusore di replicare la bocca
che si apre e che si chiude, ma la bocca ti ricordo che va anche avanti e indietro, ok? Va avanti e indietro, ma va anche in lateralità. I denti vanno anche in lateralità. La bocca fa movimenti molto più complessi. L'occlusore questo non lo fa. Questi tipi di articolatori, oltre a muoversi destra, sinistra, sopra, sotto, si muovono anche avanti e indietro, avanti e indietro. E questo si muove anche in traslazione. Questo è fondamentale, una di quelle cose che in poche cliniche ti diranno, perché questo fa veramente la differenza, perché se tu non vai a programmare in questa maniera quelli che sono i lavori complessi su impianti dentali, rischi, corri un grave rischio che è quello di andare a rompere completamente i denti artificiali che stai andando a montare sul paziente. Questa che ti faccio vedere adesso a monitor è un'analisi, per esempio, digitale di quelli che sono i punti di occlusione, di stress della masticazione. Quelli che vedi qua sono i punti di pressione dove la bocca, arcata superiore, arcata inferiore, sta toccando. Stiamo creando una bocca bionica. Con materiali artificiali stiamo andando a riprodurre quelli che sono i movimenti, i contatti di arcate che sono completamente insensibili. Ti assicuro che è difficile trovare all'estero chi ti fa tutto questo e te lo fa al prezzo più basso d'Europa, con i migliori materiali. La Moldavia è il paese più economico. Qua ci è stata data la possibilità di lavorare alla Ferrari del futuro e tantissimi pazienti si stanno avvantaggiando di questa nazione. Un saluto da Dottor Palmas, dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica qua in Moldavia.